Eccoci qua ragazzi, finalmente ci siamo, ce l'avete chiesto e noi vi accontentiamo. Nuovo video con Dario e Giuseppe, anzi nuovi video perché questi ragazzi hanno fatto un bel viaggetto per raggiungermi. Staremo insieme per qualche giorno, quindi avrò sicuramente materiale sufficiente per almeno un paio di video. E niente, manco scesi dall'aereo, già l'ho portati nel bosco. Al momento stiamo facendo una passeggiata nel parco dei cervi di Jägersborg, che è un ex riserva di caccia dei reali danesi. Questa già ve l'avevo fatta vedere in un mio video precedente. Lì c'è il casino di caccia, il modesto casino di caccia dei reali danesi. E quindi adesso ci facciamo questa bella lunga camminata. Qua c'è Dario, Giuseppe è rimasto in fondo che sta facendo delle riprese. Ci facciamo questa lunga camminata e poi entreremo in una foresta qui limitrofa e ci procureremo un po' di legna, accenderemo il fuoco e cucineremo qualcosa sul fuoco, sulla brace, insomma faremo una cena all'aperto. Fa un freddo raga, mamma mia. Oggi è stata una bellissima giornata, un sole incredibile, però adesso che il sole sta scendendo, mamma mia, fa un freddo polare. Hai vista questa? Sì. Casa tradizionale. Molto figa. Il tetto sembra di paglia. È incannucciata. Sì. Che ne pensi di questo parco dei cervi? Mi piace. Eccoci arrivati nel punto in cui faremo cena, guardate che bello. C'è questo braciere proprio in riva a un bellissimo laghetto. Abbiamo tagliato un po' di legna e abbiamo acceso il fuoco, nel frattempo è scesa la notte e adesso aspettiamo di avere un po' di brace per mettere le pentole sopra. Giuseppe sta già... che te stai a mangiare? Pane. Pane, così, nell'attesa della cena. Cominciamo più veloce. Sì, cominciamo ad averci anche abbastanza fame. Dopo tutto il viaggio di oggi. Sì, fa freddo comunque. Cioè, non so perché, se è perché ti avvicini. Infatti mo mi avvicino, forse è perché stiamo in riva al lago e c'è umidità, ma fa un freddo veramente bestiale. Se sto a fare un'inquadratura mostruosa, c'è sta il fuoco, c'è stai tu e c'è sta la luna. No. Faccio uno spalma Nutella per spalmare una salsa che non è la Nutella. E che salsa è? E uova e bacon, scritto egg and bacon. Vabbè, fa parte delle cose strane che vi siete presi al supermercato, sì, danese, che mangerete stasera. Certo, ovvio.
che cosa mangerete? Allora, Madonna, come, ma che è? Come, è che una trampazzita, che è? che mangerete stasera? Come ben sai, ci piace provare cibi tipici. Quindi abbiamo preso queste polpette di pesce che ci hai consigliato tu. Poi la salsa di cui parlava Dario. Ma quella dove la mettete? Sul pane? Sì, sul pane. Ok. E poi c'è sto tortino di fegato che un po' mi spaventa sinceramente, però non avete paura, lo affronteremo con coraggio. E per finire, se non saremo morti, c'è il dolce. Mamma mia, questi sono una bomba nucleare. Il pane la salva un botto, è mangiabile. Io non ci penso nemmeno a mangiare quelle cose strane, quindi mi sono preparato un tradizionale panino con la trota. Sono buone. Ci sono delle spezie tipo il pepe, comunque spezie forti che di solito si mettono nelle salsicce, e sembra di star mangiare una salsiccia di pesce che è spaziale. Buona, buona. Io ho mangiate queste tempo fa, forse magari non ci sono piaciute? Ma non è che mi avevano entusiasmato più di tanto, però queste qua si vede che sono di migliore qualità. Io forse ne ho mangiate alcune che magari non erano un granché. Croccanti fuori, morbide dentro. Ma di che sanno, di pesce? Certo. Ma di che tipo di pesce? Generico sarà, o trota o merluzzo. Non è un pesce molto forte. Un patè che fa mia madre. Tipo di alici. Tortino di fegato. Ah, il tortino di fegato. Un tizio al supermercato ce l'ha detto con una faccia schifata, ci ha messo tantissima paura, invece è stato il cibo rivelazione della serata. No, vabbè, non te l'ha detto con la faccia schifata, ti ha detto se non ti piace il fegato. Sì, però era un po'. Questo non fa per te. Ci ha messo un po' di timore al riguardo. Ma voi non vi siete fatti spaventare? Assolutamente no. Come si vede da queste. Che cavolo. Madonna mia. Ma ce l'hai messo in un quintale? Le proporzioni sono come quando ti faccio i maritozzi con la Nutella. Ah, ok. Due parti di Nutella e una parte di pane. Che non hanno alcun senso. Esatto. Ok ragazzi, abbiamo mangiato, ci siamo scaldati con il fuoco e adesso siamo di nuovo in cammino, diretti in stazione per prendere il treno che ci porterà in città. È stata una bella serata, anche se è terminata rapidamente, però non è finita qua, perché nei prossimi giorni porterò i ragazzi a fare un pernottamento in un posto fighissimo, quindi restate sintonizzati e soprattutto date un'occhiata anche al canale di Giuseppe, perché anche lui sta facendo riprese a tutto spiano e quindi pubblicherà, usciranno 15 video, un video, due video, non si sa quanti. E nel frattempo siamo arrivati in stazione, quindi vi saluto, vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao ciao.